Dice, qual è la velocità con cui si fanno le sentenze? A me non interessa la velocità, a me interessa la giustizia con cui si fanno le sentenze. Perché la sete di giustizia è un qualche cosa che caratterizza l'uomo e che distingue l'uomo dalla bestia. Purtroppo ci sono molti magistrati che non sentono la sete di giustizia e riducono il fenomeno dell'attività della magistratura ad un'attività burocratica. Ma io proprio per questo le chiedevo prima se nel caso dovesse cambiare il governo e quindi i magistrati non saranno più di sinistra come sono oggi, sinistri come li Ma chiama non essere, Cucullo, guarda, se per lei è disposto ancora a denunciare sia Fazio me. che Ma come Ciampi. no? L'ho fatto, quindi lo seguite a fare, è Spero che ovvio. lei lo rifaccia perché noi ci potremmo anche astenere dal pagare i nostri debiti bancari, i nostri mutui, ma noi non siamo competenti come lei in materia, non possiamo rispondere, non possiamo andare oltre, che siamo profani, ci serve qualcuno che è più forte di noi E e questa facciamo, adesso è lei. grazie, e La noi lo ringrazio facciamo io. nel sindacato antiusura nei limiti del possibile. Buonasera, Grazie. grazie. Possiamo procedere. Vogliamo. Pronto? Sì. Mi sente? Sì. Buonasera professore, io sono delle Marche. Ci siamo Sì. sentiti 2 o 3 anni fa sempre per questo sistema e rivedendolo per televisione perché sono molto impegnato e voglio riportare almeno a miliardi di cittadini usurati, ma non per usare la parola andiamo contro le banche. Cioè io ho preso un prestito 7 milioni alla banca, 1982. Ne ho riconsegnati nell'87 3 milioni e 8 sui 7. Subì un racket, scusi perché ero un po' emozionato. Feci arrestare le persone, non condannate, no, condannate. Io ancora sono 20 anni che sono sotto usura dal governo, dal processo, dai tribunali, perché preferisco e non faccio un'azione di protesta proprio fra 10 giorni massimo. Preferisco ogni 4 anni che mi viene dentro la mia attività commerciale un delinquente e mi dice 5 milioni, io le do 5 milioni e dico ho pagato quello, ritorno fra 5 anni, perché sono 20 anni ancora un giudice non riesce a togliermi da tutti i fascicoli, cioè parlo di racket, personaggi che si sono introdotti per 5 milioni, no, per 1,5 milioni a 8 milioni, ma 20 anni fa, non oggi, con rinnovi, cambiali rinnovati, proteste e via. Ma questi erano doppi titoli, quattro titoli che non mi hanno mai riconsegnato. Curatore fallimentare perché poi fu un fallimento, curatore ha mangiato lui e ho bevuto io non ho neanche bevuto per dire, cioè non si riesce a trovare un capo. Ho nominato sempre 20 anni di cause, un CTU, l'ha nominato il giudice, è morto il giudice, il presidente del tribunale è morto. Allora, la banca mi chiede, dopo i 4 milioni, sempre per questo debito, la bellezza di 38 milioni 365. Il CTU, che dovrebbe fare una chiarezza, scusa perché sono un cellulare, no? Mi chiede come primo calcolo di CTU 51.125.501, come secondo calcolo sul CTU 91.430.000 depositati in banca, cioè i documenti, ma tanto di più chiede 7 milioni per lui. Per le spese. Perciò voglio dire, io a quel signore che sentivo prima le do una risposta, ho fatto un'associazione italiana estorti, italiani, perciò io invito gli italiani estorti che faremo una politica non all'altezza di lei.